avete cercato di guadagnare la qualificazione, però ovviamente i due gol siglati dai canarini nei primi 8 minuti che ha fatto. Ma in effetti dopo 5-10 minuti già eravamo sotto 2-0, non era facile venire a ammazzare, a capovolgere 1-0. Noi abbiamo preparato una partita, facciamo un primo tempo guardingo se poi ce la possiamo fare, ma eravamo consapevoli che giocavamo con una singola squadra e in effetti se basta che ci sbilanciavamo un pochettino potevamo subire il gol. È chiaro, la partita si è chiusa dopo 10 minuti, abbiamo cercato con onore di portare a termine questa partita rispettando gli avversari, quello che poteva anche evitare il Mazzara sul 3-0 in veire per fare 4-0, però è giusto, il calcio è così, più gol si possono fare meglio. È deluso in particolare dell'atteggiamento di qualcuno dei suoi, state due sostituzioni già dopo la prima mezz'ora? No, allora il ragazzino Mazzara gli veniva da vomitare e l'ho fatto uscire, poi ho dovuto mettere la difesa a 4 perché mi dovevo adattare in funzione dei 98 e poi alla fine ho voluto premiare il ragazzino Mangiapane che era da 3 mesi fuori campo e gli ho dato la possibilità di iniziare a riprendersi e di conseguenza lo scopo. Quali sono gli obiettivi del Mussomeli per questa stagione? Quelli di inizialmente sarà sicuramente di migliorare il sesto posto e se possiamo centrare i playoff. È chiaro che ci sono 9-10 squadre di buon livello e il calendario, poi il girone di ritorno, il mercato di dicembre sicuramente farà la sua parte. Ma noi siamo una squadra tosta, una squadra che sa il fatto suo e se dicembre arriverà qualche elemento penso che possiamo centrare i playoff. Scende in campo con l'atteggiamento giusto sin dalle prime battute, a differenza di quello che era stato col Campofranco. L'importante era vincere, così è stato, con un 1-2 micidiale. Sì, devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno gestito al meglio questa partita infrasettimanale e dobbiamo continuare a lavorare su questa direzione perché la strada è giusta. Un 3-0 che dà al Mazzara l'accesso alle semifinali. Un obiettivo che diventa sempre più concreto per il Mazzara, per la squadra, per il tecnico, per la società, manca adesso da affrontare la differenza tra l'alta legge e poi eventualmente l'ultimo passo. Questa è una società ambiziosa, l'allenatore è ambizioso, i giocatori sono ambiziosi, noi stiamo cercando di lavorare anche per il futuro, per noi la Coppa Italia è importante perché ci potrebbe consentire il salto di categoria, quindi non lasciamo nulla al caso. Quali sono le condizioni di De Vita, uscito anzitempo per infortunio e si è preoccupato vista la quantità di infortuni dopo Cammareri, Erbini, anche De Vita? No, De Vita stava poco bene già prima della gara, però ha avuto, forse gli si è abbassata la pressione, non lo so, quindi penso che per domenica possa essere disponibile. La prestazione di Comegna avrebbe probabilmente fatto i suoi soldi durante la partita. L'infortunio di De Vita ha anticipato il suo esordio per la testa? Sì, ho visto, praticamente ho avuto le conferme del giocatore importante che è, perché Comegna è un giocatore che ha calcato campi importanti, categorie importanti, quindi sicuramente sarà un'arma in più per noi e per il futuro.